Meno male che saliamo con questa seggiovia. Ah, la giornata è bella, ci sono 18 gradi, sono le 10 del mattino. Poi ritorniamo col sentiero, spiegherà poi il capo Giorgio. Perché? No, le macchine da fare la foto a Rosa, che magari poi si può invece come le oggi si vede, oggi si vede, oggi si vede a Rosa, 14 giorni che si vede occhio stretto. Ma poi dove arriviamo sulla diga?
siamo fortunati, si vede il rosa, la cima del rosa. Proprio fortunati oggi, eh? Non è sempre così. Come va? Va bene, grazie. Sei già venuta qui, Teresa? Non mi ricordo. Io sì, una volta. Adesso forse. Quel caio. Ma forse quel caio anch'io, sai. Avevo fatto la gita sociale. Ma, però ero sulla 50 anni, eh. Però mamma mia. Andavo. Mamma mia. Meno male, sono contenta, dai, ti tengo di buon umore. Lì a Terzera siamo andati in un servizio pubblico. No, i 4.000. Finita la carta. Ho detto, ragazzi, io la carta igienica ce l'ho, avevo il mio rotolo dietro. No, non è possibile. Mi sei arrivati là. E poi sono arrivata là. Ah, per fare il picchino scella, devi fare. Qualche milione di euro. Ah, non si ferma, sì. Ah, arriva. Qual è, Fiori? Te fa sta pissata che finiva più. Alla prendo l'Asix. Ma non è una battuta. Io prendo l'Asix. Ma te vieni da pissare. Puttana, va. Scusa. Poi sono arrivati con la ma non so cosa c'è di là. No, perché io l'ho sempre fatta a piedi, non. Con la biglietta? Ci siamo trovati a cercare, ma non pensavamo. Buongiorno. Buongiorno pensionata. Buongiorno. Hai già preso la pensione dell'INPS? No. Non l'ho ancora presa? No. Arriverà. Ci siamo fermati, boh, andiamo più avanti. Qua vicino c'è il lago delle Gabbie. Adesso andiamo. Cerchiamo di andare. Ma mica andiamo su noi? No. Noi siamo arrivati. Sono arrivati. Le gabbie e il lago. Lì c'è il contrapposto. Serena, sembra una gazzella. Ormai vai in montagna come una gazzella. Qual è il rifugio? Il gabbie è quello là. Quello là sopra? Quello lì. Ah no, questo è il rifugio. Il rifugio caldo. Se volete mangiare la... Però... Infatti la casa. Sì. Una volta questo era il lago del Gabbie, una parte del lago, ma acqua qui. Montagna. Di mezzo lago è asciutto. Il lago. E là, prima era lì il lago. Addirittura era pieno fin qua. Allora, adesso è solo più là. Si riprende.
prenderlo il gregge. È troppo lontano. E poi magari se si ingrandisce. Come si è ridotto il lago del Gabbia? Metà lago. Guarda i cani. Nell'attesa che i due finiscono a fare le foto. C'è Angelina che ha qualcosa appuntata nel sedere. Siamo in due. Va bene. Okay. Dove siamo? Dove siamo? Lago del Gabbia. Dove siamo? Lago del Gabbia. Lago del Gabbia. Monte Bianco? Monte Rosa. Ah, pensavo il Monviso, scusate. Scusa, mi sono mossa. Sì. Ottava meraviglia del mondo. Adesso basso e noi in alto, niente. Ma no. Prendi noi in alto. Ragione, poverino. Siamo come va? Bello, bello. Allora cosa cominciamo facciamo? Ad andare piano piano. Ascolta, cosa facciamo? Vedi. No. Cosa facciamo con i ragazzi? Prendere un tè caldo, infatti quel tè caldo mi ha rimesso là. Senti carissima, ma te la senti davvero? Sono non problema. Ci stiamo preparando, sono le 2:35. Andiamo giù verso la seggiovia. Andiamo! Oh, non mi sentono qua, tutti sordi. Irene, sono tutti sordi. Adesso. Vado, un po', Guarda. No, stai lì. Oh, sì. Allora partiamo, sono le 14 e ce ne sono le 14 e 40. 14 dice la signora qui, 14:40 e andiamo verso la nostra seggiovia che ci porta giù a Gersonella Trinity. Dov'è la partizione? Della fontina. La qui per la fontina. Si è messa all'ombra.
mi racconti cosa abbiamo fatto oggi? Siamo saliti? Siamo saliti in Seggiovia, poi abbiamo camminato circa un'ora e mezza in una strada tranquilla, un sentiero tranquillo, e siamo arrivati al lago. Al lago Gabiet. Purtroppo il lago si è ristretto molto rispetto a quando l'avevo visto 60 anni fa. Anche io l'ho visto 15-20 anni fa, c'era molta più acqua. Si è ristretto, come tutti i ghiacciai, anche il ghiacciaio del Rosa si sta esaurendo. Bene, il gruppo oggi era composto da 10 persone, sono partiti da Alessandria, 4 le abbiamo trovati qui a Grassone della Trinità che ci hanno aspettato, loro erano già qui in vacanza. Bene, e diciamo che la giornata è andata bene. Molto bene. Molto bene, eh? La giornata è stata stupenda. Stupendo, bel sole. Però qualche un po' di arietta fresca c'era. Perché se no morivamo, eh. Siamo arrivati a 3.000 per aver freddo, per aver caldo. Va bene. Adesso prendiamo di nuovo la Seggiovia e torniamo giù alle macchine. Andiamo a Alessandria e per le 7 saremo ad Alessandria a 37 40, perché non è mai arrivata Alessandria a 40 gradi. La discesa che dura 20 minuti.